Mi chiamo Sebastiano Tomada, ho 27 anni e che cos'è l'identità? L'identità è qualcosa di profondamente personale, penso. Non penso che uno possa letteralmente definire che cosa sia identità. Nel mio caso è un po' difficile perché sono nato a New York, ho vissuto a New York i primi 5 anni, sono andato all'asilo nido. Fino a quando avevo 5 anni e poi sono ritornato in Italia e i miei genitori sono tutti e due italiani. E da quando ho incominciato ad andare alle elementari ho sempre avuto la domanda: ma cosa sei? Sei americano? Sei italiano? Dov'è veramente la tua casa? Io rispondevo: ho due passaporti, ho una cittadinanza americana e una cittadinanza italiana. Però allo stesso tempo pensavo dentro di me, identità, cosa sono veramente? Italiano, americano, importa? E col passare del tempo è stata sempre stata una questione abbastanza interessante, anche perché la gente continua a chiedermi, specialmente nelle biografie o se semplicemente ti chiedono di dove sei, la maggior parte delle volte ci metto 2 o 3 minuti a rispondere. Non so se sono italiano, non so se sono americano. Questa è la prima cosa che mi viene in mente per quanto riguarda l'identità. Per quanto riguarda il resto è talmente personale che puoi appartenere a qualsiasi parte del mondo, è una cosa. Sì, non lo so.